Ciao, benvenuti in un nuovissimo video. Io sono Liuba e oggi nuovissimo video svuota la spesa. Parto subito perché come al solito i miei video svuota la spesa durano un'eternità e voi li guardate tutti fino alla fine, quindi wow, un applauso a voi, un applauso a voi. Allora, cominciamo subito, ho preso un po' di roba mista, random, come al solito. La prima cosa che vi voglio far vedere è questa che mi è arrivata, me l'hanno omaggiata. Non so se si capisce cosa può essere, ma è una bottiglietta da 10 cl, credo che siano, sì, cl, di olio. Io all'inizio pensavo fosse tipo un super alcolico, un rum, non lo so. Poi ho visto tipo il cosino, l'oliva, e ho detto, aspetta, ma è olio? E quindi sì, è un barattolino di olio, vabbè, cose random. Le primissime cose random. Allora, vi faccio vedere le cose un po' come sono messe. Carne di suino, questa qui era scontata al 30%, sapete che io la carne la mangio pochissimo e quindi sì, ogni tanto la compro, ogni tanto no, comunque sì, carne. Questi hamburger qua mi piacciono tanto, li mangio spesso perché, cioè non spesso, però un pochino più di frequente rispetto alla mia quantità di carne giornaliera che è pari a zero praticamente, quindi sì. Ho ripreso questi qua che sono tipo filettini di nasello, fiori di nasello, è un pesce bianco simile al merluzzo e sono impacchettati singolarmente, scusatemi ma sono un po' attappata, e sono comodissimi perché io li faccio al forno, quasi sempre al forno, ne faccio uno o due, dipende da quanta fame ho, e li condisco quasi sempre in maniera diversa. La mia ultima combo che mi è proprio piaciuta tantissimo è questi qua, uno o due di questi qua fatti al forno con un po' di olio, paprika, pepe, sale e poi intorno io ci metto la cipolla e li faccio andare per un po', tipo 10-12 minuti e la cipolla tipo quando viene fatta al forno nella teglia viene buonissima perché diventa tipo caramellatina, mamma mia, è troppo buona, e con quel pesce sta da Dio, quindi tipo pomodorini o cipolla, zucchine, buonissimi. Poi ho ripreso queste qua, le pizzettine che vi ho fatto vedere nello scorso video la spesa. Queste pizzettine all'inizio tipo quando le ho prese ho detto ma le prendo per mia sorella, cioè non le prendo per me, figurati, e tipo l'ultima volta le ho mangiate io, sono quattro pizzettine margherite piccole che io ogni tanto mi mangio o a pranzo o a cena, ne faccio tipo due perché una è troppo poca, due vanno benissimo. E questa volta l'ho ripresa sempre dicendo ma no, ma lo prendo per mia sorella che deve venire tra una settimana, no? E in realtà però l'ho presa per me, quindi sì, chi se ne frega. Poi ho preso le Kinder Brioche, queste qua le ho prese invece per mia sorella perché sapete che io non sono avvezza a mangiare le briochine perché non mi viene quella voglia lì la mattina di prenderle. Io piuttosto la mattina ho tanta voglia o di yogurt o di tè, sono le cose che mangio, però proprio la brioche così Invece lei le ama tanto e quindi ho detto meglio che le prendo adesso perché sicuro poi me le dimentico, e siccome erano anche in offerta ho detto vabbè, ciao. Poi ho preso la verza, in realtà io avevo selezionato una verza piccola che preferisco perché sono rotonde e decido io quanta parte togliere, quanta no. Invece mi è arrivata questa qui che è enorme, veramente gigantesca, ed è soprattutto tagliata a metà, cosa che a me non fa impazzire perché no, preferisco tagliarmela io, ecco. E la verza mi piace tanto fatta come la fa mio padre, che lui la fa col pomodoro, il concentrato, la salsa di pomodoro, la mette tipo in una casseruola, in una pentola e la fa andare per un bel po' di tempo e viene buonissima, perché a me la verza piace davvero tanto, è la cosa meno profumata tra tutte le verdure che ci sono in natura insieme tipo ai cavoletti di Bruxelles, perché hanno un sapore similissimo e anche un odore similissimo che non è proprio buonissimo, però a me piacciono tanto, a me proprio la verza fatta come la fa lui piace da morire. E siccome io in questo periodo sono un po' attappata, sto facendo sempre minestre, minestroni, brodini, mica brodini, e quindi ho detto vabbè, prendo la verza che almeno è un buon compromesso con la zuppa. E poi sempre rimanendo in questo tema, ho preso le stelline, ho preso questo pacchettino piccolo perché sì, meglio averlo piccolo perché non mangio tanta pasta, e ho preso le stelline perché di solito in questi giorni sto mangiando proprio il brodo liquido senza niente, però è un po' triste, quindi ho detto vabbè, ci metto le stelline
che sicuramente danno più sostanza al brodino. E a me l'unica pasta piccola 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 che mi piace sono le stelline, perché anche gli anellini o quelli da tipo un pochino più spessi non mi piacciono, perché a me il sapore proprio della pasta così non mi fa impazzire. Poi andiamo avanti, che cosa tagliamo? Le sacchette di Babbo Natale. Cos'è sta roba? Sempre rimanendo in tema, ho preso il brodo, questo qua è di carne se non sbaglio, sì, di carne mista. Io preferisco il brodo di carne mista perché ovviamente è più saporito, è più buono ovviamente per una persona che mangia carne, però anche quello di verdure è classico, ce l'ho sempre lì nei dadi della Star, mi piace tanto. Questo qui ovviamente è comodissimo perché lo versi, non devi fare nulla, devi solo scaldarlo, e infatti immagino che il pranzo di oggi sarà anelletti e brodino, anelletti, stelline e brodino. Questo qua è della Star, il mio brodo di carne mista, senza glutine, senza glutammato aggiunto, 100% naturale, senza conservanti, quindi top. E questo qua mio padre lo prende spesso, però lui non fa mai il brodo così, cioè se lo fa a casa. Questo qua di solito lo usa quando deve fare il ragù o deve fare delle preparazioni più complicate, tipo il risotto. Vabbè, mio padre, lui è lo chef della famiglia, quindi non sia mai che si dica che lui utilizza il brodo per fare il brodo, quello già pronto. No, no, no. Poi ho preso l'aloe, arte verde, ok. Ho preso il sapone liquido per le mani. Questo qui è proprio, qua c'è scritto enorme, voi non lo leggerete mai, però c'è scritto proprio antibatterico, infatti anche verdino, no? Che ricorda un po' i sanitari. Non so, adesso io non ho sentito l'odore, spero sia come immagino che sia. No, completamente diverso da come me lo immaginavo. Sì, vabbè, ha un odore tipo di sapone antibatterico. Sa un po' di tè verde, perché questo qui è al tè verde, della Neutro Roberts. Sapete che a me questo marchio piace molto, sia nei deodoranti che... rumori. Che nei saponi per le mani. E siccome il mio sapone era finito, sono subito corsa ai ripari, ho comprato questo qua, perché mi serviva. Poi ho comprato anche i miei amatissimi dischetti struccanti della Dema Makeup. Questo qui... questi qua sono i dischetti migliori che potete trovare in circolazione, perché sono veramente fantastici. Costano un rene, costano tantissimo perché sono pochi. Questo penso che sia uno dei formati più piccoli di dischetti di cotone che trovate in giro, perché quasi tutti sono o il doppio o quasi il doppio. Questi sono proprio pochi 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 dischetti. E questi qua sono fantastici perché hanno un lato ruvidino e un lato liscio, quindi tolgono via benissimo il trucco e sono fantastici. E io questi qua li ho presi soltanto perché erano scontati, sono caduti, li ho presi perché erano scontati a 99 centesimi, perché sennò non li avrei mai presi, perché costano troppo, altrimenti li prendo sotto casa mia che sono quasi sempre scontati. Poi ho ricomprato la valeriana, sapete che io ormai mi sono data alla valeriana o anche songino, perché qualcuno mi ha detto no, ma non si chiama valeriana, si chiama songino. Si può chiamare in tutti e due i modi, sia valeriana che songino, ed è quella verdura proprio fatta a foglioline, proprio a fogliette, ed è veramente buonissima perché ha un sapore delicato, però da corpo, da proprio da spessore all'insalata, e io la trovo più buona per quanto mi riguarda dell'insalata normale, quella tipo iceberg, perché l'iceberg è secondo me un'insalata troppo estiva, troppo scrocchiarella, troppo acquosa, mentre questa qui è un pochino più secca, assomiglia molto al... come si chiama? Oddio, non mi viene lo spinacio, assomiglia tanto allo spinacio, allo spinacino, quindi buona. Poi... per la verza ho preso la salsa di pomodoro, perché sapete che io salsa in casa mia non ne troverete mai. Sughi in generale è difficile che ne trovate in casa mia, perché io non mangio pasta, non mangio quasi mai la pasta, quindi la salsa non la compro mai. E infatti questa volta mi sta venendo fame, questa volta l'ho comprata perché volevo fare la verza, soltanto per questo, non per altro. E quindi sì, salsa di pomodoro. Poi per l'insalata ho preso un avocado, questo qui è duro, e io ho scoperto che nell'insalata preferisco l'avocado un po' meno maturo.
so per quale motivo, forse perché si sfragna, si distrugge meno, quindi rimane più presente nell'insalata, perché non si squaglia del tutto. E quindi non lo so, lo preferisco. Questo qui è veramente tanto duro, quindi aspetterò un attimino. Però lo sto preferendo più acerbo, ecco, nell'insalata. Fatemi sapere se anche voi lo preferite più acerbo. Io avevo preso anche i pomodori, però non li vedo. Oddio, mi dire che non ho preso i pomodorini. Allora, poi ho preso una cosa per me, cioè questo è proprio per me perché sono una golosona e non lo prendo da tanto tempo. Ho preso questo, forse così si capisce meglio cos'è, ed è un tipo budino, una crema alla vaniglia, perché avevo proprio voglia di crema alla vaniglia. L'altro giorno ho provato a rifarla a casa, uno schifo. Veramente uno schifo. Io sono una bravissima pasticcera, però non lo so, è venuta malissimo quel giorno, anche perché questa cucina è pessima per fare cose al forno o dolci in generale, è proprio pessima, negatissima. Non riesco neanche a fare le torte quelle già pronte, vengono male. Il che è assurdo, perché se mi seguite da tanto tempo, io vi ho anche postato ricette di biscotti natalizi, di muffin, tutti fatti carini per Natale, quindi io so cucinare in pasticceria. Però i dolci qua vengono malissimo e da quella volta mi è rimasta proprio una voglia matta di crema pasticcera, di crema alla vaniglia, e quindi ho preso questi qua che dovrebbero farmi passare questa voglia, anche perché io in questi giorni sono stata male e io la crema alla vaniglia me la merito. È una scusa, diciamo così, me la merito, è per mia sorella, sono le cose che mi sto dicendo in questo periodo. Adesso vi faccio vedere tre alimenti diversi che io in realtà uso insieme quasi sempre quando li prendo. E sono il primo, il galbanino, che ho preso anche questo per mia sorella perché mia sorella va matta per il galbanino. Io i formaggi non li mangio, sapete che non mi piacciono. Io sono strana, non mangio pasta, non mangio pane, non mangio formaggi, vabbè. Ah, è light questo. Non l'avevo visto. L'ho preso anche light, meno 30% di grassi. Buono. Questo qua io lo faccio perché mi piace fare, lo prendo perché faccio la torta salata con la sfoglia quella della Buitoni, perché la Buitoni fa le cose che contro e non continuo. Ho preso la sfoglia e poi ho preso il prosciutto cotto, quindi unisco tutte queste tre cose insieme e viene la mia torta salata, che io amo alla follia, è buonissima. E vi ho fatto anche più di una ricetta con la torta salata dei miei What I Tina Day, quindi se ve li siete persi andate a rivedere, perché è una ricetta facilissima, chiunque che non sa cucinare riesce a fare una torta salata. Poi ho preso questi, che sono crostini normalissimi che io ogni tanto metto nel dado per nel brodo per renderlo più interessante, però sì, vabbè. Crostini, li ho presi due pacchi perché erano tipo uno più uno, quindi prendi uno e l'altro te lo regalano, avete capito? Spero di sì. E poi ho preso, ve le ho fatte vedere le uova? Non mi ricordo, oddio. Ho preso le uova, il pacco è da 10 perché mangio tante uova, lo so, ne mangio tante, nell'insalata sono, diciamo, l'ingrediente che più mi piace mettere, e quindi ho preso il pacco da 10 che... Sì, mangio tante uova, lo so, non mi dite niente per favore. Lo sapevo che li avevo presi, lo sapevo. Infatti, eccoli qua, pomodori, perché mi sembrava stranissimo che non li avevo presi, perché li avevo finiti. E ho preso questi qua, che sono quelli proprio da insalata, perché sono i pomodoroni, quelli grossi, duri. Io di solito preferisco i datterini, ma non c'erano, quindi sì, ho dovuto prendere questi per fare appunto l'insalata. Poi invece, come frutta, ho preso le bananite, perché le banane mi piacciono sia da mangiare così che quando diventano più mature ci faccio o il banana bread oppure i banana pancake, perché sono troppo buoni. I banana pancake mi sa che li ho già fatti vedere, forse, non ne sono certa. Il banana bread mai, perché ho iniziato a farlo di recente, e quindi sì, diciamo che questa è tutta la mia spesa. Non ho preso cose di pulizia per la casa, pulizia del corpo, perché avevo già fatto tutto prima, tranne per il sapone per le mani. Scusatemi se mi avete visto schizzata in questo video, ma ho dovuto fare di fretta perché devo sistemare, devo sbrigarmi, e quindi nulla, io vi ringrazio per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciatemi un bel pollice in su, iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Io vi mando un bacione enorme 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 e noi ci vediamo al prossimo video.
Ciao. I filetti di... Sto morendo. Ciao, benvenuto. Perché parlo così piano? Vabbè.